Allora, ragazzi, siamo belli equipaggiati. Ci abbiamo 471 colpi della pistola. Il macete, 235 il cecchino. Tra l'altro, vi faccio vedere. Praticamente li ho anche calibrati. E nulla, ci ho aggiunto la modifica. Più 3% chance di critico, quindi non male in realtà. Stesso discorso anche per il cecchino. Quindi speriamo, insomma, il tutto sia abbastanza fattibile. Ecco, poi abbiamo comunque 9 Molotov, 6 granate e 2 C4. Quindi vediamo un attimino. Con le cure pure siamo messi bene. Ah, praticamente sto monolito c'ha molte delle risorse che comunque ci servono per andare avanti. Ok. Caspita. Ci consiglia di fare un team prima di entrare, però secondo me stiamo abbastanza messi bene. Si può anche provare per non rendere il tutto troppo troppo facile. Forse è meglio controllo prima se ci sono altre casse, non lo so. Non credo ce ne siano altre in realtà. Qua ci sono delle cure però. Quindi comunque la prima volta che ci vieni qui qualcosina comunque da far trovare. Per quanto riguarda la cassetta delle armi, sinceramente non sono riuscito a trovarlo. Ah, ecco perché non l'avevo trovato. Ora ha tutto un senso. C'era praticamente qua dentro. Non l'avrei trovata mai, tipo. Era impossibile proprio. E ok, vediamo un attimino. Ci chiede di parlare con Mary. Mary, ma tu ci vieni a dare una mano, porcavo. You made it. I knew I could count on you. You're quite good at Certo, puoi handling contare su di deviants, noi. aren't you? I gotta say, you've proven yourself to be a good teammate. Siamo un buon compagno di squadra, ma lei scusa esattamente che caspita ha fatto. Cioè, neppe me la lamentavo, però. Vabbè. Ok, fantastico. Già che vedo tutti qua a livello 11 e noi siamo di livello, ancora non si è capito quanto. Livello 9, ok. Vediamo un attimino. Si può fare team, però sincero, vorrei fare il primo tentativo in solo, poi in casa non è fattibile. Proviamo in team. C'è da praticamente Weapon Mods, Electronic Part, Energy Link, Weapon Mod Part. Ma ne è la stessa cosa. Vabbè. Facciamo finta di niente, facciamo finta che ho capito. E niente, siamo pronti. Possiamo andare. Oi oi, speriamo bene. Voci strane, fantastico. Cosa potrebbe andare storto tra tutto e tutto e tutto? Help me! Shouldn't have tried to take what was yours. Forgive us. You are truly a great one. Ok. Even without their submission. Ma che cavolo è sta cosa? We are still legion. Su World of War c'è stata l'espansione che c'era quello che diceva noi siamo la legione. Vabbè, a parte questo. Ah, però te faccio male. Oh. Vabbè, l'importante è fare attenzione alla minica. In realtà non credo sia troppo, un po' troppo complicato. Sto cecchino è tanta roba. Oh. Io proprio spizio la granata devo provare a tirare. Cioè proprio just for fun. Ok, ma aspettavo qualcosa di più, sincero. No, comunque sto cecchino. Oh, aspetta un attimo. Ha lasciato la minigun. Ma più io.
Non so che caspita era, ma niente del buono. Credo di dover togliere sta roba. Carino però come fai. Almeno finché ne arrivano vicini. Questo cerchino è stato veramente ottimo. Però quando gli dirà cecchinata in testa, sente, cioè 674 è tanta roba. Ho lasciato di nuovo la minigun, via la minigun. Ok. Stessa meccanica di prima. È abbastanza fattibile comunque anche in su. Praticamente te devi nascondere da lui e colpi questa specie di punti deboli. Abbiamo fatto anche il livello 10. Non mi sembra il momento di mettere quei punti, però grazie. Grazie per la specializzazione, grazie per tutto, però. Ok. Via mini. Oh, ma che sei pazzo. Oh. Sì, ma su razzi in seguimento ci hanno capito. Quanta schifezza mi dire sto corso. Questa fa male. Questa ha sentito però, mannaggia te. Lo carichiamo sto cecchino? Ma mi inseguono quei cosi, cioè. Per quelli te devi nascondere, chissà se tipo si può aumentare anche la difficoltà. Questo me lo piglio io. Ecco a te. Mi sa che l'ha sentito però, eh. Questo l'ho sentito pure io. Aia, mamma mia. Easy. In realtà non la beccherò mai, cioè 19,5 ci provo però. 31. Ah, l'abbiamo ottenuto. Incredibile, non ci avrei scommesso nulla. Controlla minimo massimo, ci provo. Un po' di roba si è presa. Grazie. Carino. Veramente. Mi è piaciuto. La verità. Abbiamo fatto 37.596 di danno. Oggetti usati 4. Challenge again. No, per il momento possiamo anche uscire. Poi magari lo rifarmo con calma, non è un problema. Anche può utilizzare e provare varie armi, può essere un'alternativa. Comunque è carino come fight. Non troppo troppo lungo, non troppo troppo complicato, però comunque aveva più meccaniche abbastanza intuibili in realtà, però carino. Allora, ci abbiamo una mail, fatemi controllare un attimo. Ah, praticamente questo diventa un content creator partner di Once Human, vabbè. Caspita, si è sbloccata una quantità di roba, esagerato. Piglia tutto.
Grande così. Questo non lo fa via. Ah no, scusa, colpa mia. D'altro, a quanto si arriva? 40, 56. Ok, a 60. Va bene. Poi c'è anche lo shop. Ci abbiamo 10 chiavi, ma non credo ci possiamo fare un cavolo. In realtà, top up events. Ok, una su tre completata. Raccogli le cose, tipo cucina cose. C'è un sacco di roba. Però il reward è comunque una bella skin del fucile. Vabbè. Per il momento direi di continuare a proseguire. Di qua non c'è nulla. Di qua neanche, credo. Qua però ci sono un po' di cassette. O almeno una di sicuro. Quella purtroppo non è una cassetta, ma è un terminale. Dove stracaspita mi porti ora? Aiuto. Sa che ci porto a qualche parte strana. Vediamo un po'. Ok. Ciao. Siamo tornati da Mitsuko. Eh sì, ma era uno. Suppongo ce ne siano altri. Ah, lei non era preoccupato. Buon per te. This really means a lot to me. The fluctuations in Stardust seem to have grown calmer, and I feel stronger now. The more deviations we contain, the more the world will stabilize, and the more Mitsuko's power can grow. Ah, praticamente più deviation ne conteniamo, più lei diventa forte, praticamente. Still have five monoliths to shut down. Until then, the physical world remains too dangerous for Mitsuko. Yes, but this is already a huge step forward. Ok. But the Mayflies were wiped out by Rosetta. All because of me. I was too weak to save them. It wasn't your fault. None of us were ready to take Rosetta head on. And Rosetta's not the only threat out there. The Great Ones also covet Mitsuko's power. So remember, keep everything involving her a secret. We don't know who we can trust. Ah, praticamente non sanno di chi possono fidarsi, comunque. Praticamente la devono tenere quasi nascosta, tizia. Ok, ci hanno dato un bel po' di roba. Si è livellato, cioè abbiamo 7 punti. E andrei anche ad utilizzarli. Posso mettere una specializzazione. Che scegliamo? Non lo so, questo è più per il PvP. Ha durabilità sulle strutture in legno. Questo riduce il peso delle risorse nel nostro inventario del 40-80%. Non lo so. Altrimenti questa è una formula. Demolition Expert, unlock new formula. Quando nel nostro inventario, cioè quando nel nostro zaino abbiamo delle granate molotov eccetera eccetera, ci aumentano lo speed. E riducono il peso nell'inventario. Non lo so sinceramente quello potrebbe essere meglio. Ma a sto punto preferisco questo, almeno quando vado a farmare posso trasportare qualcosa in più. Mi sembra più utile. Sconosciuto. Boh, vabbè. Ma quindi questi tengo per bellezza? Cioè, non ho capito se è sconosciuto lì. Ma capì. Allora, per quanto riguarda il craft, cioè abbiamo i proiettili 1. Facciamo i proiettili 2. Credo siano meglio. Sono in steel. Ok. E già ho finito i punti. Fantastico. Non si è fatto un cavolo praticamente. Quindi ora dobbiamo tornare nel nostro territorio. A sto punto ci facciamo il teleport. Ok, allora vediamo un po'. Secure Festering Gel Interrotive Security Unit.
Ma non ne posso fare un altro. Ah, mi chiede fa anche il garage. Ok, è un attimo il gioco, ora se chiede un attimo un po' troppa roba. Garage, dove avevo visto? Che è sto coso? La cassetta di sicurezza, tipo. Il problema è che capito questo è il garage. Vabbè, in realtà non ci vuole neanche tanto a farlo. Ma che cavolo? Ok. Anzi, può piazzare a terra. Buona fregatura, se non posso permettere, però, vabbè. Facciamo tipo 1, 2, 3 e 4. Poi ci preferirei mettere una rampa, però, vabbè. Non credo, ma la lasci mettere. Ma giri? Come vuoi tu, ma non come voglio io. Vabbè. Allora, forniture. Scusa, ma come caspita la faccio salire poi la moto? Cioè, nel senso, per capire. Caspita, quanta cavolo di roba ci vuole? Vabbè, ciao. Allora, questa ce l'ho, questa anche, non ce l'abbiamo, tocca fa questa. E basta. Copper ingot, rusted parts. Caspita, non ce l'ho. Scusa, come caspita è possibile? Strano, ora mi dice che ce l'ho. Ma ti metti d'accordo, gioco, ti decidi. Ok, after unlocking the garage and vehicle memetics, possiamo praticamente costruire nel nostro... cioè possiamo costruire il garage nel nostro territorio. Interagendo con il garage possiamo craftare, riparare o modificare i nostri veicoli. Ok. Quindi, come funziona sta cosa? Qua devo vedere un attimo. Ah, clicca qui per creare, diciamo, le parti e modificare il veicolo. Possiamo fare tipo questo. Come caspita lo faccio, scusa. Ah, cioè abbiamo le parti di base, ma sono tutte bloccate queste. Ci manca bronze ingot. Ci aumenta la durabilità, ma non lo speed. La ruota invece aumenta la manovrabilità. Questo credo sia il motore e ci aumenta lo speed. Ok. Piano piano cerchiamo di fare tutto. Allora, un'altra cosa mi manca. Il contenitore per ste farfalline. Mi manca il vetro, caspita. Vediamo un attimo se posso fare un po' di vetro. No, ma è giusto per tenerne magari qualcuna in più, no? Qua ne faccio 7, invece quest'altra me ne fai di più. Tra l'altro abbiamo sbloccato anche questa specie di sasso strano. Dovrò andare a farmare una quantità di legno esagerata. E devo trovare anche dove si fa il ferro. Cioè in tutto ciò, raga, abbiamo sbloccato un cavolo dalla mappa. Qua è livello 12, qua è livello 25, 35, quindi la prossima zona da sbloccare. E praticamente questa qua sotto. Tra l'altro c'è anche un isolotto, non so esattamente come si ci arrivi, però vabbè. Allora, qua ci pigliamo tutto, grande così. Poi ci fai un'altra di queste, sperando che ne possa ne più di una in casa. Allora, vediamo un po'. Questa qui. Ok. Non so se effettivamente mi sta potenziando cosa. Ma sincronizziamoci tipo. Ora la teniamo sincronizzata. Non so effettivamente che fa. The deviation you are... vabbè, grazie gioco, c'è gentile. Cioè, ma la tolta proprio... vabbè. Ok. Adesso l'estetica, poi la posso anche spawnare dove voglio. E niente raga, a sto punto ci chiede di tornare qui. Ma vorrei andare a fare però un giro anche, diciamo, da altre parti. Vabbè, per il momento andiamo lì, dai. Devo seguire semplicemente la strada. Comunque veramente bello come gioco.
Magari il PvP era un attimino più carino, però sapete com'è, purtroppo. Comunque seguendo Ark, dipende quando posso registrare in base agli orari che ho settimana per settimana al lavoro, è un attimino difficile, ecco, sta dietro al PvP, soprattutto se è tipo come Rust, che anche se stai offline comunque puoi essere attaccato, eccetera eccetera, quindi meglio PvE per il momento. Però perché no, può essere anche poi a un certo punto ci spostiamo sul server PvP, ecco. La città non credo di esserci mai stato, no? Anche perché mi chiede ancora di completarlo. Cioè passo dalla porta, tipo. Vabbè che è una città di livello 3, cioè sinceramente non c'è neanche tanto senso perderci troppo tempo, qualsiasi cosa ci possiamo trovare non credo ci sia utile, mettiamola così. Caspita, giro. Ecco l'unica cosa che cavolo, per gira qua moto, mamma mia, tragica a volte. Devi a curva mezz'ora prima. Allora, raga, ho trovato praticamente un'opzione. Livestream mode. All copyrighted music in the game will be blocked after activation. Magari se me ne ero accorto prima, probabilmente sarebbe stato un attimino meglio. Però sapete come si dice, meglio tardi che mai. Perché purtroppo, cioè nel senso, non so quale musica poi c'ha copyright oppure quale no. Però, a parte questo, nulla. Per il momento direi che ci fermiamo qui. Poi nel prossimo episodio probabilmente ci facciamo la missioncina che abbiamo qui e proseguiamo poi nella zona successiva. Quindi nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!